Adesso ci colleghiamo con la sede dell'ente carnevalesca a Fano per seguire in diretta, come sempre, l'estrazione del quarto socio fortunato che avrà la possibilità domenica prossima di salire su un carro allegorico per lanciare i dolciumi. Vedo già Simona Zonghetti con il sindaco di Fano e il presidente della carnevalesca Cecchini. Sì, Marco, buonasera, siamo pronti per questa quarta e ultima estrazione dell'iniziativa definita Un posto al getto. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori che questa sera non si chiuderà il tesseramento. Presidente Cecchini, fino a quando ci sarà la possibilità di diventare soci dell'ente carnevalesca e a che quota siamo arrivati? Siamo quasi a 1.300 iscritti, è molto importante, ascoltatemi bene, perché il tesseramento per chi vuole essere votato, quindi candidarsi e venire poi a votare nel rinnovo del direttivo che si terrà a maggio, scade il 10 di febbraio, quindi mercoledì delle ceneri, chiudiamo il tesseramento per chi vuol candidarsi e vuol venire appunto a votare per rinnovare il CDA della Carnevalesca. Dal giorno dopo, dall'11 invece fino al 30 di giugno, continuerà il tesseramento per chi vuol sostenere l'ente Carnevalesca e il Carnevale di Fano, sempre a 10 euro con i benefit che ormai conoscete tutti, l'ingresso scontato ai parchi, al Museo del Balì e al cinema Politeama Malatesta di Fano. Ecco, vorrei chiedere al sindaco di Fano Massimo Seri che cosa è successo ieri in Consiglio Comunale, perché il Consiglio ha votato all'unanimità una mozione a sostegno del Carnevale e del brand Fano Città del Carnevale. Beh sì, come giusto che sia, il riconoscimento della grande manifestazione, della grande importanza che il Carnevale ha per Fano, non soltanto come evento ma anche come ricadute economiche, e domenica lo abbiamo dimostrato in tutti i suoi aspetti. La cosa bella è che è stata votata all'unanimità, che valorizza il Carnevale e indica degli obiettivi condivisi da tutti quanti. Quindi sono molto contento per come sta andando. Anche domenica prossima il Presidente mi dice che già tutte le prenotazioni sono piene, tutti i palchi, ma anche i nostri alberghi sono tutti pieni, quindi conferma quanto dicevo poc'anzi. Per cui veramente andiamo tutti al Carnevale anche domenica. Fra l'altro verranno molte delegazioni da diversi paesi europei, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Polonia, e anche questo è un bel segnale, c'è attenzione anche oltre il confine nazionale. Quindi viva il Carnevale e ovviamente facciamo anche gli auguri a chi verrà sorteggiato oggi, che avrà la possibilità di vivere questo momento di emozione che è il getto dal carro. Io l'ho provato una volta e confermo che è veramente un momento emozionante che invito a provare. Bene, anche il sindaco conferma. Allora, presidente, cominciamo con questa quarta estrazione. Chi estrarrà oggi? Abbiamo il mio vicepresidente Leonelli, che è il nostro PR, quindi chi vuol tesserarsi, mi raccomando, sentite a Leonelli Alessandro. Poi abbiamo i due consiglieri, la Maria Rossi, che è la nostra responsabile per quanto riguarda la lotteria del Carnevale 2016, il prendigetto, e Filipponi Daniele, che è il consigliere che invece segue tutto il discorso del percorso, strutture e compagnia. Perfetto, Siamo procediamo. pronti? Io direi di sì, è il sindaco chiaramente che fa da garante. È già dato impostazione per poter, vedete, le urne sono aumentate perché quest'anno, questa sera appunto c'è anche le migliaia, queste migliaia che io spero, grazie a tutti voi, di arrivare al fatidico 2000 e Bene. poi. Presidente, venga al mio fianco, intanto cominciamo a girare. Posso così? Le apriamo. Aprite una pallina, grazie. Apritela, tenetela bene in mano, guardate, apri il numerino, ognuno tenga il suo, grazie. E poi li avviciniamo Sì. così li facciamo vedere bene anche a Prendete il casa. numero nelle mani, il numero. Lo Eccoli girano. qua. Guarda, vicino Maria, Maria vicino, eccolo qua. Il vincitore 0514, la tessera 514. Ripeto, 0514. Il socio 514. Ecco, allora adesso andiamo a verificare chi è questo fortunato socio. Presidente, uomo o donna? Ride, lo conosce. È un uomo. Non potrà fare le foto. Lo conoscono tutti, penso.
penso che abbia fotografato tutta Fano, è l'amico Gaggi Ilario, con la tessera 514, Gaggi Ilario. Bene, complimenti Ilario, lo salutiamo anche noi perché sappiamo che è un grande amico di Fano TV. Grazie anche a tutti voi. Presidente, ci vediamo domani in piazza 20 Settembre. L'appuntamento, mi raccomando, non mancate, dalle 15.30 tutti in piazza 20 Settembre, alle 16 circa la cerimonia dell'investitura del sindaco che Massimo Seri appunto darà al presidente della Carnevalesca le chiavi e la fascia della nostra città. E poi comunicherò ufficialmente il nome di chi sarà appunto il sindaco del Carnevale 2016. A seguire la performance musicale di Margherita Principi, direttamente da X Factor, laboratori, animazioni e tanto divertimento per un fantastico giovedì grasso dedicato ai nostri bambini. Ancora a tutti voi fanesi, buon Carnevale. Grazie mille Marco, a te la linea, buona serata. Grazie a Simona Zonghetti e ai suoi ospiti.